È sempre sconvolgente vedere come le cose date per certe diventano incerte. Questa frase è stata pronunciata da Carl Sagan, il famoso astronomo, cosmologo e divulgatore scientifico. Non c'è frase migliore per descrivere ciò di cui parleremo oggi. Faremo un viaggio indietro nel tempo, in tempi e luoghi remoti, e scopriremo che tutto ciò che sino ad oggi conosciamo forse deve essere riscritto. Prima di partire per questo affascinante viaggio, se non lo hai ancora fatto, ti invito a iscriverti al canale per supportare il nostro lavoro e non perdere i nuovi video. Nel corso degli anni, studiosi e ricercatori sono andati alla ricerca delle nostre origini, e per farlo si sono serviti delle testimonianze più antiche di cui l'uomo è in possesso. In molte culture e religioni del mondo è descritto un luogo paradisiaco, noto come Eden. Questo luogo ha catturato l'attenzione e l'immaginazione di ricercatori e studiosi, che per secoli hanno indagato e analizzato testi sacri, documenti antichi e tradizioni mitologiche. Tutte testimonianze che narrano di un tempo in cui l'umanità viveva in perfetta armonia con la natura, in un luogo di benedizione e abbondanza. Ma perché eminenti scienziati hanno deciso di prendere in considerazione i testi sacri come quello della Genesi, testo in cui si narra di un paradiso terrestre in cui Adamo ed Eva vissero in uno stato di grazia? Cosa ci può essere di scientifico in un testo sacro come la Bibbia o in antiche tradizioni mitologiche? Gli scienziati non trattano questi testi in chiave religiosa, ma li leggono in chiave allegorica e quindi come testimonianze di epoche lontane, in cui il sapere e la conoscenza venivano tramandati attraverso un preciso stile letterario. Con questo non vogliamo certamente affermare che i testi sacri siano solo questo. Questa è solo una chiave di lettura, adottata da chi ha deciso di utilizzare questi testi per portare avanti la propria ricerca scientifica. Fatta questa precisazione, riprendiamo il nostro sorprendente viaggio alla ricerca del Giardino dell'Eden, quel paradiso perduto tramandato da moltissime culture. Come dicevamo, per molti anni i ricercatori hanno cercato di individuare la localizzazione di questo straordinario luogo, e da tutte queste ricerche sono scaturite moltissime teorie. Prendendo ad esempio in esame la Bibbia, alcuni ricercatori ritengono che tale luogo possa essere esistito in Mesopotamia, in particolare fra i fiumi Tigri ed Eufrate, di cui si parla abbondantemente nel Vecchio Testamento. Altri ritengono che il mito dell'Eden possa essere ispirato ad Atlantide, il continente scomparso in cui avrebbe vissuto una sviluppata e progredita civiltà. Altri ancora hanno invece individuato questo fantastico luogo in Africa, in Iran o nell'antica Nubia, nello specifico lungo il fiume Nilo nell'attuale Sudan. Il 30 settembre del 1994, un anziano pastore curdo seguiva il suo gregge nelle aride colline nella Turchia del Sud, non molto lontano dai confini con la Siria. Sfiancato dal caldo, il pastore decise di riposarsi sotto un isolato albero di gelsi che per un imprecisato motivo la gente del luogo considerava sacro. Accovacciato sotto l'albero, mentre era intento a togliersi la polvere di dosso, notò una strana pietra di grandi dimensioni. L'uomo si guardò attorno e con sorpresa si accorse che il terreno circostante era disseminato da pietre simili che spuntavano dalla sabbia. Dopo essersi riposato, tornò al villaggio e decise di informare la gente di questo strano ritrovamento. La notizia di questo particolare ritrovamento si diffuse nel villaggio sino ad arrivare alle orecchie di un curatore del museo di San Liurfa, che incuriosito decide di contattare il German Archaeological Institute di Istanbul, che invia sul luogo una squadra di ricercatori. Appena arrivai e vidi le pietre, mi resi conto che se non fossi andato via da lì immediatamente, sarei rimasto in quel luogo per il resto della mia vita. Queste sono le parole dell'archeologo Klaus Schmidt, che giunto sul posto, grazie alla sua grande esperienza, comprese immediatamente l'importanza di ciò che si presentava davanti ai suoi occhi, tanto da decidere di dedicare il resto della propria vita allo studio di questo incredibile luogo. Oggi, la maggior parte degli studiosi ritiene che il sito di Göbekli Tepe in Turchia sia una scoperta eccezionale. L'archeologo David Lewis Williams, ad esempio, ha definito Göbekli Tepe l'area archeologica più importante al mondo. Ma che cos'ha di straordinario il sito di Göbekli Tepe e perché la sua scoperta ha sconvolto il mondo scientifico? Göbekli Tepe apparentemente è un sito dall'aspetto sorprendentemente semplice. Le pietre oblunghe che vennero scoperte dal pastore costituiscono il piano superiore di incredibili megaliti, modellati come la lettera T. Possiamo immaginarli come una versione affinata delle pietre presenti nei siti archeologici di Avebury o Stonehenge. La stragrande maggioranza di queste massicce pietre è finemente incisa con immagini bizzarre e dettagliate.
Le raffigurazioni includono principalmente cinghiali, anatre, sinuosi serpenti e scene di caccia e di gioco. Alcuni megaliti presentano persino incisioni di gamberi o leoni. Un particolare interessante è che alcune di queste pietre sembrano raffigurare forme umane, con braccia stilizzate che si estendono verso il basso sui lati. Per quanto riguarda la funzione del sito, molti ritengono che potrebbe essere stato un tempio o un luogo rituale, simile ai cerchi di pietre presenti nell'Europa occidentale. Ma il dibattito sulla sua funzione è ancora aperto. Recenti scavi hanno ad esempio portato alla luce strutture che ricordano quelle di antiche dimore, dimore dotate di sistemi idrici e focolari. A questo bisogna aggiungere che le indagini geomagnetiche effettuate sul sito suggeriscono che potrebbero esserci centinaia di altre pietre erette ancora sepolte sottoterra. Si stima che al momento sia venuto alla luce solo il 5% dell'intera area archeologica. Ma ciò che rende Göbekli Tepe straordinario è la sua incredibile antichità. Gli studi di datazione al carbonio indicano che il complesso ha 12.000 anni, forse addirittura 13.000. Questo significherebbe che è stato costruito intorno al 10.000 avanti Cristo. Per avere un termine di paragone, Stonehenge è stato costruito nel 3.000 avanti Cristo, mentre le piramidi di Giza, secondo gli egittologi, risalirebbero al 2.500 avanti Cristo. Göbekli Tepe è quindi un autentico gioiello di antichità, un luogo che sfida ogni immaginazione. È senza dubbio il sito più antico di questo tipo al mondo, e la sua età è così stupefacente da lasciare senza parole. È così antico che si colloca prima dell'emergere delle prime forme di insediamenti umani, prima della ceramica, prima della scrittura e di ogni altro elemento che possiamo immaginare. Göbekli Tepe è stata eretta in un'era così distante che precede persino la nostra comprensione delle società di cacciatori e raccoglitori. Ma come hanno fatto uomini che vivevano ancora in uno stato primitivo a creare qualcosa di così grandioso? Secondo la teoria di Schmidt, durante la costruzione del sito, gruppi di cacciatori si sarebbero riuniti attorno ad esso, vivendo in tende fatte di pelli di animali e facendo affidamento sulla caccia locale per il cibo. La scoperta di numerose frecce di selce nelle vicinanze di Göbekli Tepe non solo conferma questa teoria, ma fornisce anche un supporto cruciale nella datazione del sito. Ma la straordinaria rivelazione che i cacciatori raccoglitori dell'età della pietra siano stati in grado di realizzare un capolavoro come Göbekli Tepe è destinata a rivoluzionare la nostra comprensione del passato. Göbekli Tepe dimostra che la vita in questa regione della Turchia non solo era molto più avanzata di quanto avessimo mai immaginato, ma addirittura incredibilmente progredita e sofisticata. Ma cosa c'entra il sito archeologico di Göbekli Tepe con la ricerca dell'Eden? Per comprenderlo ascoltiamo la testimonianza dello scrittore e giornalista Tom Knox. Il giorno in cui arrivai allo scavo, gli archeologi stavano dissotterrando alcuni incredibili manufatti. Mentre queste sculture venivano alla luce, capii che ero una delle prime persone a vederle dalla fine dell'era glaciale. Fu allora che emerse una possibilità intrigante. Mentre bevevamo del tè nero, servito nelle tende piantate proprio vicino ai megaliti, Klaus Schmidt mi disse che secondo lui quel luogo doveva essere stato il sito del giardino dell'Eden biblico. Nello specifico mi disse, Göbekli Tepe è un tempio nell'Eden. Come abbiamo già accennato, il libro della Genesi racconta che l'Eden si trovava a ovest dell'Assiria e che era attraversato da quattro fiumi, fra cui il Tigri e l'Eufrate. Bene, Göbekli Tepe si trova proprio fra questi fiumi. In un altro libro dell'Antico Testamento si parla di certi bambini dell'Eden che si trovavano a Tel Assar, una città nella Siria settentrionale. Come sappiamo, Göbekli Tepe dista pochi chilometri dal confine siriano. La stessa parola Eden, che ha radici sumeriche che significano pianura, trova una corrispondenza perfetta con il contesto di Göbekli Tepe, immerso nella vasta pianura di Harran. Le prove che accomunano Göbekli Tepe con l'Eden descritto nei testi sacri si sommano e rendono tutto questo molto affascinante. Göbekli Tepe sembra emergere come un autentico tempio nell'Eden, un luogo costruito da un'antichissima civiltà, un luogo dove straordinari individui dedicavano la loro esistenza all'arte, all'architettura e ai rituali, un mondo di serenità e splendore che sarebbe però stato stravolto. Un tempo questa regione sfoggiava una ricchezza incredibile. Prati verdi e rigogliosi si stagliavano fra foreste e frutteti incontaminati. I fiumi erano ricchissimi di pesci e i cieli erano popolati da uccelli selvatici. Circa 10.000 anni fa, il deserto curdo era un autentico paradiso sulla terra.
Vista da questa prospettiva, la narrazione dell'Eden nella Genesi dipinge un quadro epico. Un'umanità che viveva nell'era dell'innocenza, in una cornice di cacciatori-raccoglitori. Ma poi, in un momento cruciale, l'umanità cadde in un modo di vita più duro, abbracciando l'agricoltura con tutte le sue sfide quotidiane. Le prime forme di agricoltura, infatti, richiedevano uno sforzo straordinario, molto distante dalla vita rilassata della caccia, come indicano le tracce archeologiche portate alla luce dai ricercatori. Questo cambiamento pone una domanda fondamentale. Cosa ha spinto l'umanità a fare questa scelta? Diverse teorie sono emerse, dalle sfide fra tribù alle pressioni demografiche, fino all'estinzione delle specie animali selvatiche. Ma Schmidt apre la porta a un'altra affascinante possibilità. Per costruire un luogo come questo, i cacciatori devono essersi riuniti in gruppi. Dopo aver finito la costruzione, essi probabilmente si aggregarono per officiare forme cultuali, ma allora scoprirono che la caccia e la raccolta di erbe selvatiche non bastavano più a soddisfare le esigenze alimentari di così tante persone. Penso quindi che essi abbiano iniziato a coltivare l'erba selvatica sulle colline. La religione ha motivato la gente nell'intraprendere l'agricoltura. A supporto di questa ipotesi, è davvero affascinante notare che la regione in questione rappresenta una pietra miliare nella storia dell'agricoltura. Le prime forme di coltivazione, un vero e proprio passo epocale per l'umanità, hanno avuto inizio proprio in queste affascinanti pianure ondulate, che possiamo considerare la culla dell'agricoltura. Per esempio, le prime testimonianze di addomesticazione di maiali da fattoria emergono a Kayonu, distante solo 60 miglia da Göbekli Tepe. Ma non è tutto qui. Ovini, bovini e caprini furono anch'essi addomesticati per la prima volta in Turchia, gettando le basi per la successiva diffusione dell'allevamento in tutto il mondo. Inoltre, le specie di frumento che oggi alimentano gran parte del pianeta discendono da quelle coltivate per la prima volta sulle colline nei dintorni di Göbekli Tepe, ma non solo. Anche i cereali di uso domestico, come l'avena e la segale, trovano le loro radici in questa stessa regione. Ma c'è un altro mistero che avvolge il sito di Göbekli Tepe, la sua repentina scomparsa. Analizzando il sito è stato scoperto che sarebbe stato volutamente interrato, ma non è chiaro ancora il motivo per cui questo accadde. Secondo alcuni recenti rivelamenti, sembrerebbe che una parte del sito sia stato seppellito volutamente, mentre un'altra parte sia invece stata vittima di cataclismi naturali. Cosa è quindi successo a Göbekli Tepe? La domanda sul perché Göbekli Tepe sia stato deliberatamente seppellito è uno degli enigmi più intriganti della storia archeologica. Immaginate questa antica meraviglia, costruita con cura e dedizione, ma che poi improvvisamente viene sepolta, come se qualcuno volesse nasconderla al mondo. Una delle teorie più accreditate che cerca di spiegare questo comportamento poco chiaro afferma che la sepoltura del sito fosse motivata da ragioni rituali o religiose. Un atto sacro, quindi, sfociato nella chiusura simbolica di un luogo sacro. O forse fu un modo per onorare gli antichi spiriti o divinità, che un tempo venivano venerati in questo luogo. Alcuni studiosi suggeriscono invece che cambiamenti culturali o sociali abbiano potuto influenzare questa decisione. Forse una trasformazione nelle credenze o nelle pratiche religiose della comunità portò all'abbandono e alla sepoltura di Göbekli Tepe. Un'altra teoria vede l'abbandono di Göbekli Tepe a causa di sconvolgimenti ambientali. Forse le risorse scarseggiavano, il clima si faceva ostile e la regione diventava inabitabile, costringendo la comunità a lasciare il sito. E quindi la decisione di seppellirlo fu solo un modo per proteggerlo dalla furia ambientale. O magari fu un atto di prevenzione, per proteggere il sito da saccheggiatori o profanatori. Seppellire Göbekli Tepe avrebbe potuto essere un modo per garantire che il suo tesoro archeologico non andasse distrutto o trafugato, e che restasse una prova di un'era dell'oro, un'era perduta per sempre. Il motivo esatto non lo conosciamo, forse lo scopriremo, o forse resterà per sempre un mistero. Quello che però questo incredibile ritrovamento suggerisce è che la nostra storia deve ancora essere scritta. Infine rimane la questione più intrigante. Göbekli Tepe è la testimonianza di un'era perduta, è la testimonianza dell'Eden, del paradiso terrestre, di quel luogo incantato di cui tante culture parlano. È questo il luogo dove la nostra specie ha avuto la sua origine? Cos'altro si nasconde dietro le testimonianze dei nostri antichi antenati? Noi siamo certi che le sorprese non finiscono qui, ma fateci sapere nei commenti la vostra opinione. E se vi è piaciuto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale. Alla prossima storia!